Ciao a tutti, vi do il benvenuto a questo nuovo video sul canale Utilizzo professionale di Microsoft Office. Io sono Emanuele e oggi esploreremo insieme il mondo dei grafici radar. Il grafico radar o a ragnatela è uno strumento utile per visualizzare i risultati raggiunti su diverse aree e confrontarli con gli obiettivi e le medie. In questo tutorial vi mostrerò passo a passo come creare un grafico radar in Excel e personalizzarlo secondo le vostre esigenze. Ma non è tutto, arricchiremo il tutto aggiungendo una barra di selezione che ci permetterà di scegliere la risorsa che vogliamo mostrare nel grafico e quali grandezze visualizzare come risultati, media o target. Questo tipo di grafico è estremamente efficace quando dobbiamo mostrare i risultati raggiunti su aree distinte e trova numerose applicazioni pratiche, ad esempio nell'area della gestione delle risorse umane. Prima di cominciare vi invito a mettere mi piace, iscrivervi al canale e condividere questo video con chi potrebbe trovarlo interessante. Il vostro supporto è fondamentale per far crescere il nostro canale e ci aiuta a creare contenuti sempre migliori. Se sei abbonato con il livello cartella o power, ricordati che puoi scaricare il file di questo tutorial e di tutti i grafici complessi, sono quasi 50. Sono sicuro che ti potranno tornare utili per personalizzare i tuoi report. E adesso costruiamo la nostra ragnatela. In questo video tutorial andiamo a costruire un nuovo grafico, che è un grafico a radar, che però ci permette di andare a confrontare più dimensioni che potremmo scegliere di rappresentare o meno all'interno del nostro grafico. Questo tipo di grafico viene spesso utilizzato nella valutazione delle risorse umane e questo è proprio l'esempio che abbiamo ricreato su questa cartella di lavoro. Abbiamo 7 risorse che hanno conseguito un punteggio da 0 a 100 su diverse aree di valutazione, le abilità comunicative, le capacità decisionali e così via, e il loro risultato deve essere confrontato con un target, un obiettivo che è riportato qua nella linea target, e in più vogliamo andarlo anche a confrontare con la media conseguita da tutte le risorse nel loro insieme. Il nostro grafico inoltre ci dovrà permettere di selezionare la risorsa di cui vogliamo visualizzare il risultato e scegliere che cosa visualizzare o meno appunto all'interno del grafico. Se solo la risorsa, solo la media, o solo il target, o una combinazione degli stessi. Andiamo a creare il nostro grafico. Ci spostiamo nella cartella di lavoro di traccia e come prima cosa andiamo a inserire l'elemento che ci permetterà di andare a selezionare le dimensioni da rappresentare. Come prima cosa andiamo a inserire una forma, il rettangolo con i bordi arrotondati nella parte alta, e lo disegniamo. Ne modifichiamo la formattazione. E adesso andiamo a inserire quegli elementi che ci serviranno per andare a selezionare le diverse dimensioni. Ci spostiamo quindi nella scheda sviluppo. Se non vi compare la scheda sviluppo, è sufficiente abilitarla cliccando col pulsante destro del mouse sulla barra multifunzione, personalizza barra multifunzione e selezionare appunto sviluppo. Di solito se non l'avete mai utilizzata non è selezionata e quindi non è visibile. Diamo l'ok e all'interno del gruppo controlli selezioniamo il controllo modulo casella combinata. La casella combinata permetterà di inserire un piccolo oggetto all'interno del quale potrà comparire un menu a tendina. Dobbiamo però ovviamente dirgli dov'è l'origine del nostro menu a tendina. Cliccando col pulsante destro del mouse andiamo in formato controllo e in intervallo di input selezioniamo l'elenco delle nostre risorse. Inoltre, ogni controllo modulo restituisce sempre il risultato all'interno di una cella. Dobbiamo quindi specificare quale sia la cella collegata. In questo caso ci colleghiamo alla cella I5, che è subito qua, sotto la nostra forma. Dando l'ok, adesso spostiamo un attimo i nostri oggetti più in basso, vediamo che selezionando uno delle risorse, vediamo se selezioniamo la terza risorsa, all'interno della cella I5 compare 3. Se selezioniamo l'ultima risorsa, compare 7. Il controllo modulo, in questo caso perciò nella casella combinata, restituisce la posizione della selezione rispetto all'elenco che abbiamo selezionato. Adesso dobbiamo andare a inserire i flag di spunta che ci permetteranno di scegliere se andare a
rappresentare la risorsa, la media o il target o una combinazione degli stessi. Andiamo quindi sempre tra i controlli modulo a selezionare la casella di controllo. La disegniamo all'interno della nostra forma, eliminiamo il testo e duplichiamo la casella due volte, perciò la selezioniamo, la copiamo e la incolliamo due volte. Esattamente come abbiamo fatto per la casella dove selezioniamo la risorsa, andiamo a collegare i controlli modulo a celle corrispondenti, perciò la prima casella in formato controllo la andiamo a collegare alla cella J5. La seconda la collegheremo alla cella K5. La terza, infine, andremo a collegarla alla cella L5. A differenza del primo controllo modulo che restituisce la posizione, le caselle di controllo restituiscono vero o falso a seconda appunto che il flag sia o meno presente. Adesso non ci rimane che andare a inserire delle caselle di testo che andremo a formattare, fungeranno anche da leggenda del nostro grafico, che rappresentano le tre dimensioni: risorsa, media e target. Voilà, abbiamo creato l'intestazione del nostro grafico che ci permetterà di andare a selezionare che cosa vogliamo visualizzare. Adesso non ci rimane che andare a scrivere le formule per riportare i dati all'interno dell'origine del nostro grafico. Queste formule tuttavia dovranno basarsi sulle selezioni effettuate all'interno di questo oggetto che abbiamo collegato a queste quattro celle. Per poter richiamare queste quattro celle più facilmente andiamo ad attribuirci un nome. La cella I5, che corrisponde alla risorsa selezionata, la chiameremo selezione risorsa. Ci posizioniamo quindi nella casella nome e scriviamo il nome che vogliamo attribuire. Le altre celle andremo a chiamarle visualizza risorsa, visualizza media e visualizza target. Una volta nominate le celle, ricordatevi di dare invio dopo aver attribuito il nome, andiamo a verificare che tutti i nomi siano presenti. Ci spostiamo nella scheda formule e in gestione nomi verifichiamo che appunto tutti e quattro i nomi siano presenti. Se così è, possiamo prendere la nostra intestazione e spostarla su queste celle in modo da non visualizzarle, tanto le potremo richiamare facilmente attraverso l'utilizzo dei nomi definiti. Adesso siamo pronti ad andare a costruire le formule che dovranno riportare i dati da rappresentare all'interno del grafico. Nella riga 15 vogliamo che vengano rappresentati i dati della risorsa, nel caso appunto in cui il flag su risorsa sia presente. Quindi innanzitutto dovremo utilizzare una funzione se che ci permetterà di verificare se è presente il flag all'interno della cella che abbiamo nominato visualizza risorsa. Se questo flag è presente, dobbiamo andare a recuperare i dati, in questo caso di Pisolo o comunque di chiunque sia selezionato all'interno di questa casella. Andiamo quindi a utilizzare la funzione indice, che è una funzione di ricerca. Ricercando all'interno della matrice che è presente i dati delle nostre risorse, dove andremo a selezionare la riga corrispondente a Pisolo, che non è altro che il risultato 3, in questo caso, della cella collegata al nostro controllo modulo. E quindi andiamo a richiamare il nome selezione risorsa. Inseriamo un punto e virgola e lasciamo vuoto la colonna in quanto vogliamo che restituisca tutte le colonne del nostro intervallo. Chiudiamo la parentesi. Nel caso in cui visualizza risorsa sia falso, ossia non sia selezionato questo flag, la nostra formula dovrà restituire vuoto e perciò apriamo e chiudiamo le virgolette. Chiudiamo la parentesi e diamo invio. Il motore matrice dinamico di Excel mi restituisce l'intera riga corrispondente a Pisolo, ma se vado a modificare la nostra risorsa selezionando Brontolo, vediamo che otteniamo il risultato desiderato. Nella cella A14 vogliamo che venga
presentato il titolo del nostro grafico in modo dinamico, perciò dovrà riportare confronto risultati ed eventualmente il nome della risorsa selezionata. Andiamo quindi a scrivere uguale, aperte virgolette, confronto risultati. E commerciale e ci colleghiamo alla cella subito successiva che riporta il nome della risorsa, in questo caso Brontolo. All'interno del nostro grafico vorremmo che Brontolo vada a capo e quindi rientriamo all'interno della formula ed utilizziamo la funzione codice carat richiamando il carattere numero 10 che è la capo e inseriamo un'altra e commerciale. Dando invio vediamo che otteniamo il risultato desiderato dove Brontolo va a capo. Se andiamo ad ampliare ulteriormente la colonna confronto risultati rimarrà sulla prima riga ma Brontolo andrà sempre a capo. Adesso non ci resta che andare a calcolare la media e il target, ma solo nel caso in cui questi due flag siano presenti. Dovremo quindi utilizzare nuovamente la funzione se, richiamare la cella di controllo, in questo caso visualizza media, e in quella cella ci sarà già scritto vero o falso, quindi se c'è scritto vero dovremo ottenere la media del risultato di tutte le risorse, quindi richiamiamo la funzione media e puntiamo sui risultati dell'area abilità comunicative. Chiudiamo la parentesi. In caso contrario in cui media non sia selezionato, vogliamo che venga restituito l'errore non disponibile, in modo da nascondere il dato al grafico. Chiudiamo la parentesi di non disponibile e la parentesi della funzione se e diamo invio. Vediamo che in questo caso mi restituisce 73, ma in ogni caso mi calcola la media delle diverse aree. Se però vado a eliminare il flag da media, ottengo l'errore non disponibile, che è proprio quello che desideravo ottenere. Operiamo allo stesso modo anche per il target. Inseriamo uguale, richiamiamo la funzione se, richiamiamo la cella collegata visualizza target. Nel caso in cui il target sia selezionato, dovrà riportarmi le informazioni presenti nella riga 5. In caso contrario, non disponibile. Chiudiamo due parentesi e diamo invio. Copiamo la formula su tutto l'intervallo. Infine dovremo andare a personalizzare le etichette. Le etichette del nostro grafico dovranno essere sempre presentate nella parte più esterna delle tre serie. Quindi vediamo che in questo caso capacità decisionali si allinea al punto 99 che è il risultato della risorsa, adattabilità 30 non si allinea al 30 della risorsa ma al risultato più esterno che è quello della media. Per ottenere questo risultato sarà sufficiente andare a individuare il valore massimo di questi tre valori. C'è però un problema: se io utilizzo la funzione max e seleziono questo intervallo, tutto sembra funzionare correttamente, mi restituisce 73, ma nel caso ad esempio in cui il target non sia selezionato, qua ottengo l'errore non determinato e anche la posizione delle etichette va in errore. Dobbiamo quindi utilizzare una formula che ci permetta di individuare il valore massimo ignorando gli errori. Ed è proprio il caso della funzione aggrega. La funzione aggrega permette di selezionare il calcolo che vogliamo effettuare. In questo caso selezioniamo nel primo argomento 4 per ottenere il valore massimo, ma nel secondo argomento possiamo selezionare delle opzioni. In questo caso selezioniamo l'opzione 6, ignora i valori di errore, e poi la matrice su cui effettuare il calcolo, che rimane l'intervallo da B15 a B17. Chiudendo la parentesi e dando invio, vediamo che se anche il target va in errore, la funzione aggrega mi restituisce il risultato corretto, sia il valore massimo che in questo caso è 73. Copiamo la formula su tutto l'intervallo. Non ci rimane che andare a definire il testo delle nostre etichette, ossia il testo che vogliamo venga presentato qua sui punti esterni delle diverse aree del nostro grafico a radar. In questo caso sarà sufficiente andare a recuperare il nome della area, in questo caso abilità comunicative, inserire una e commerciale e volendo rappresentare il punteggio della risorsa dobbiamo concatenare appunto il nome dell'area con il punteggio di Brontolo in questo caso. Anche in questo caso però andiamo a richiamare la funzione codice carat con il carattere 10 che permetterà appunto di inserire una capo. Inseriamo la e commerciale e clicchiamo sulla cella B15 per avere il risultato dell'abilità comunicative di Brontolo.
Dando invio, all'interno della cella non sembra essere presente la capo, ma vedremo che all'interno del grafico 71 effettivamente andrà a capo. E notiamo anche che se la risorsa non viene selezionata, questa cella sarà vuota e in questa cella ci sarà scritto semplicemente abilità comunicative senza alcun punteggio. Possiamo copiare questa formula su tutto l'intervallo. Siamo pronti per inserire il nostro grafico. Andiamo a ripristinare il dato del target, selezioniamo le quattro serie e in Inserisci, tra i grafici più elaborati, selezioniamo il grafico a radar riempito. Andiamo ad adattare il grafico all'area della nostra intestazione. Possiamo eliminare la leggenda in quanto è già presente nell'intestazione. E come prima cosa andiamo a modificare il limite massimo e minimo di questo asse, che dovrà essere sempre da 0 a 100, non si dovrà adeguare ai valori rappresentati. Andiamo quindi nell'opzione del formato asse e nei limiti delle opzioni asse andiamo a inserire 0 e 100. Anche se i valori sono le stesse, li andiamo ad impostare in modo manuale in modo che non si adattino in automatico. Una volta impostata questa modifica, possiamo eliminare dalla visualizzazione l'asse verticale e la descrizione delle etichette, perché le andremo a posizionare noi utilizzando appunto una serie d'appoggio. Adesso andiamo a modificare il titolo del grafico, lo spostiamo un pochino qua sulla destra e lo colleghiamo alla cella E14. Ci posizioniamo quindi all'interno della barra della formula dopo aver selezionato il titolo, scriviamo uguale e ci colleghiamo alla cella A14. In questo modo verrà riportato il risultato dinamico di questa formula e modificando la selezione della risorsa verrà modificato appunto il nome della risorsa. Adesso non ci resta che andare a modificare le serie del nostro grafico. Selezioniamo la prima serie, che si tratta della serie della posizione delle etichette. Questa serie dovrà essere completamente trasparente, quindi selezioniamo la posizione delle etichette, andiamo nelle opzioni di riempimento e in linea selezioniamo nessuna linea. Il riempimento delle diverse serie non lo gestiamo, ahimè, da questo quadrante, ma dobbiamo andare qua nella sezione, nella scheda contestuale formato grafico, e utilizzare questi comandi. In riempimento forma diciamo nessun riempimento. A questa serie dobbiamo aggiungere le etichette dati. Vediamo che vengono presentati i valori che sono propri appunto della serie posizione etichette, ma selezioniamo le etichette e andiamo a modificarne le impostazioni. In opzione etichetta andiamo a selezionare valore da cella e selezioniamo l'intervallo in cui abbiamo impostato appunto le nostre etichette. E diamo l'ok. Eliminiamo valore e mostra guida. Andiamo solo a modificare l'area del nostro grafico in modo che le etichette abbiano spazio per essere, insomma, rappresentate all'interno del nostro grafico. Adesso non ci rimane che andare a formattare le tre serie risorsa, media e target. Iniziamo dalla prima serie, che è la serie EOLO, meglio la serie risorsa. In questo caso il riempimento della forma dovrà essere nessun riempimento, mentre per quanto riguarda la linea, selezioniamo linea continua, di colore rosso, ossia riprendiamo il formato che abbiamo inserito nell'intestazione. Rosso, un pochino più spessa. Due punti. Andiamo a selezionare la serie media. In questo caso il riempimento della forma dovrà essere appunto sempre nessun riempimento. Selezioniamo linea continua di colore grigio, sempre spessa due punti, ma applicando un tratteggio in modo da riprendere appunto il formato che abbiamo già definito. Infine non ci rimane che formattare la serie target. In questo caso il riempimento della forma dovrà essere azzurrino, la linea sarà una linea continua di colore blu, un pochino più spessa. Andiamo a modificare la selezione, ad esempio prendiamo dotto. Vedete che in questo caso la serie target si sovrappone al valore della risorsa. Dobbiamo quindi andare a modificare l'ordine delle serie. E come farlo? Ci spostiamo nella scheda struttura grafico e in seleziona dati andiamo a posizionare target come prima serie, poi la media, la risorsa e infine la posizione dell'etichetta. E diamo l'ok. In questo modo abbiamo ottenuto il nostro grafico. Ancora un piccolo accorgimento. Se noi andiamo a nascondere questi dati raggruppando,
Innanzitutto vedete che il grafico scompare e l'area del tracciato si va a modificare. Dobbiamo quindi effettuare una piccola modifica. Innanzitutto selezioniamo l'oggetto e nelle opzioni di posizionamento andiamo a selezionare non spostare né ridimensionare con le celle. Per evitare che i dati scompaiano nel momento in cui andiamo a raggruppare le righe, andiamo in struttura grafico, sempre in selezione dati, celle nascoste vuote e selezioniamo questo flag mostra dati in righe e colonne nascoste e diamo l'ok. In questo modo, nel momento in cui andremo a raggruppare le righe, vedete che i dati verranno ancora mostrati. In questo modo abbiamo creato il nostro grafico a radar per rappresentare le diverse grandezze oggetto di valutazione delle nostre risorse. E dobbiamo ammettere che effettivamente Brontolo ci stupisce con le sue abilità comunicative che sono in linea con la media e sopra il target. E così abbiamo costruito un grafico radar arricchendolo di alcune funzionalità che non sono disponibili nella versione standard, ma che possono tornare molto utili. Ricorda, il mondo dei grafici offre infinite possibilità di visualizzazione e interpretazione dei dati, e il grafico radar è uno strumento potente per mettere in evidenza i risultati su diverse aree e confrontarli con gli obiettivi prefissati. Excel è uno strumento straordinario per creare grafici, il limite spesso è solo la nostra fantasia. Se hai trovato utile questo video e desideri vedere altri tutorial simili, assicurati di lasciare un like e condividere il video con i tuoi colleghi e iscriverti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Se sei abbonato a livello cartello Power, non dimenticare di scaricare il file di questo tutorial e di tutti gli altri tutorial sui grafici complessi cliccando sul link che trovi in descrizione. Se non fai ancora parte della nostra community, cosa aspetti? Clicca sul pulsante abbonati e unisciti a noi. Ogni nuovo abbonato contribuisce a rendere questo canale sempre più ricco ed interessante. Grazie a tutti voi per il vostro continuo supporto e per l'entusiasmo che contribuisce a far crescere questa piattaforma. Ci sono tanti modi per rimanere aggiornati su tutte le novità e sui prossimi tutorial. Iscriviti a questo canale YouTube e attiva le notifiche. Seguici sulla pagina Facebook Utilizzo Professionale di Microsoft Excel. Unisciti al canale Telegram Utilizzo Professionale di Microsoft Office. Oppure seguici su TikTok ed Instagram con il profilo UPMS Excel Utilizzo Professionale di Microsoft Excel. Ci sono tanti modi per rimanere in contatto. Grazie per l'attenzione, ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo tutorial. Un saluto da parte mia, Emanuele Vietti, e da tutto lo staff di Esperta. Alla prossima!